Un brand può legalmente possedere un colore? In effetti sì, può farlo. Ma sapete di chi è la colpa o il merito? Di Milka, che è stato il primo brand europeo a registrare legalmente il proprio colore. Nel 1995 il viola Milka fu il primo colore marchio legalmente protetto in Europa. E questo che vuol dire? Che altri brand non possono usare commercialmente il viola? Teoricamente sì, non possono. Ma solo se sono diretti competitor. Nel 2004 proprio Milka vinse una storica causa contro Hans Freitag, un brand dolciario, che aveva usato il viola, e non il viola di Milka, proprio un viola a caso, sul pack di una sua linea di biscotti. In quell'occasione il tribunale si è espresso totalmente a favore di Milka, dicendo praticamente che un qualsiasi prodotto contenente cioccolato non potrà mai avere un pack viola, per sempre, o almeno finché Milka sarà lì. Design.